Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Papalox e siamo qui oggi con un nuovo video di Rainbow Six Siege. Questa volta non vi parlerò della modalità multiplayer né tantomeno di un operatore, ma bensì della modalità caccia terroristi. Questa modalità è diversa dal multiplayer perché non si tratta di due squadre che si affrontano, ma sarà una squadra contro appunto il computer o l'intelligenza artificiale che sono i terroristi. Questa modalità è diversa rispetto ai precedenti titoli di Rainbow perché nei precedenti titoli appunto si trattava di uccidere un determinato numero di terroristi nella mappa che andavano di pari passo con la difficoltà, quindi aumentando la difficoltà i nemici erano anche un numero maggiore. In questo Rainbow Six Siege invece c'è una fase d'attacco e una fase di difesa e quindi questo cambierà il vostro modo di giocare. Innanzitutto gli operatori che utilizzerete saranno gli stessi del multiplayer, infatti io consiglio la modalità caccia terroristi anche solamente per fare dell'esperienza, perché giocate contro il computer, la modalità è la medesima perché si tratta di portare in salvo un ostaggio e potrete scoprire la mappa, scoprire dei punti strategici e fare anche esperienza con le armi. Per quanto riguarda la fase difensiva, io consiglio di stare tutta la squadra all'interno di una stanza, perché la intelligenza artificiale non è come un utente che prova ad entrare nella stanza per prendere l'ostaggio. Il terrorista si mette davanti alla porta, uno della squadra si mette davanti a quella determinata porta, spara e lo uccide. In genere si riesce a coprire bene la stanza con una persona per ogni muro o porta che può essere distrutto e qualche volta avanza anche una persona che girovaga un pochino in giro dove c'è più difficoltà e chiude le barricate. Se siete difensori ci sono 3 round all'incirca separati ognuno da un determinato frangente di tempo e in questi 3 round arriveranno dei terroristi, quindi sarà il primo round, arriveranno un tot di terroristi che dovrete uccidere. Una volta uccisi questi terroristi ci saranno dei secondi di stallo in cui dovrete anche uscire dalla stanza per riparare quello che c'è intorno, per rallentare i terroristi e avere un piccolo vantaggio, ritornare nella stanza e quindi poi ripartire all'altro round. Per terra vi sono delle munizioni dall'inizio della partita, vi consiglio di non prenderle subito solamente per avere una barricata in più da mettere, perché poi vi potreste trovare voi o comunque un vostro compagno ad avere necessità proprio di munizioni perché è rimasto con la pistola e quindi in quel caso potrebbero essere veramente utili. Sono circa 7, quindi poco più di una a testa e servono assolutamente quando non si hanno le munizioni, non prendetele a caso, comunque magari prendetele quando siete più in difficoltà. Per quanto riguarda invece la modalità d'attacco, vi consiglio di andare in gruppo in maniera ordinata, perché se uno va da sopra, uno va da sotto, uno va in mezzo, i terroristi si muoveranno e quindi rischiate di trovarveli alle spalle, mentre invece se osservate e affrontate la partita in maniera ordinata, quindi partendo per esempio da sotto, da sopra e poi andando in ordine, ve li ritroverete sempre di fronte e non avete delle sorprese. State attenti durante la modalità d'attacco perché i nemici, i terroristi, mettono un sacco di C4, di mine e quindi solamente passandoci vicino esploderanno. Anche se loro non sono nei paraggi, le C4 esploderanno e quindi morirete in maniera indegna. Quindi state molto attenti, non correte, guardate dove andate e se vedete un C4 magari fatelo esplodere prima di passare perché altrimenti è morte certa. Una volta trovato l'ostaggio lo dovete portare fuori dalla casa al punto di estrazione e quello che vi posso consigliare, che è banale, è quello di proteggere il vostro compagno che lo sta facendo, perché i terroristi si muoveranno, vi verranno a prendere, cercheranno di uccidere voi e l'ostaggio, quindi più siete a seguire l'ostaggio sicuramente meglio è. Questa modalità a me è piaciuta molto in questo Rainbow, devo dire che essendo un appassionato di questo titolo, a Rainbow Six Vegas 2 ho giocato tantissimo a caccia terroristi e l'ho trovata molto differente e anche migliorata. Questo perché? Perché adesso c'è un vero scopo nella modalità e perché l'intelligenza dei bot è migliorata moltissimo. Infatti nel precedente titolo i terroristi stavano fermi, infatti tu sapevi perfettamente dove si trovavano i terroristi perché ogni volta che riavviavi la mappa praticamente stanno sempre allo stesso posto, quindi se tu lanciavi una granata in un determinato posto ne uccidevi 2, se ti appoggiavi a un muro da una parte sapevi che te ne passavano davanti 3 e quindi era abbastanza semplice arrivare alla fine e vincere, mentre invece in questo gioco ti seguono, si fanno esplodere perché sono i kamikaze, si nascondono per poi ucciderti, ti prendono alle spalle, è un gioco veramente molto più interessante, è una modalità che secondo me è stata migliorata tantissimo e sono molto felice di questo perché continua a rimanere la modalità che secondo me contraddistingue questo gioco e che lo rende diverso da tutti gli altri. Quindi io vi posso solamente consigliare di provarla. Fatemi sapere voi cosa pensate di questa modalità, se vi piace, se vi sembra inutile o se non ci avete mai nemmeno giocato. Per questo video è tutto, Papalox vi saluta, ciao a tutti!